questo è il nostro ultimo appuntamento. Allora, commento generale. Vi è piaciuto il vincitore? A me sì, e tanto. E sono contenta che abbia vinto Vecchioni. Poi passiamo ad analizzare la serata, che è stata un po' più veloce e, nonostante l'ansia per capire chi vinceva, un pochino più noiosa delle altre. Comunque, diciamo così, il vestito più brutto della serata, praticamente spaventoso, era quello di Rachel del Rosario, che sembrava una di quelle tendine a saliscendi, per di più c'aveva una strana scollatura immensa sul dietro. Lei è carina, il vestito era terribile. Gli abiti più preziosi erano quelli indossati da Elisabetta Canalis, che erano abiti di Armani Privé, quindi dell'alta moda, tutti ricamatissimi e veramente di una preziosità, di un pregio, di una perizia manuale incredibile. Abbiamo anche scoperto che, secondo me perlomeno, Belen sta malissimo in rosa, perché diventava tutta dello stesso colore, mentre invece se la cavava un po' di più con quella specie di beige dorato dell'altro abito. Erano abiti di Dior, devo dire, secondo me ce ne sono di molto più belli, quindi anche se vocine così amiche mi dicono che da novembre che stanno facendo le prove di quali vestiti scegliere, forse ci volevano ancora un paio di mesi per trovare quello giusto, però insomma è andata così. Una cosa che mi ha incuriosito è stato Davide Van der Sfros, che è partito con un cappotto e un cappello, nell'ultima serata è arrivato con una maglietta e un gilet. Non oso pensare se ce ne fossero stato un altro paio dove sarebbe finito lo strip, però sono incertezze del mestiere. Bellissima la sua ballata, secondo me, ed è già una cosa miracolosa che sia arrivata tra i finalisti. Poi, naturalmente, c'è stato la solita passerella finale con saluti, baci, abbracci, tutti si commuovevano. C'è stato naturalmente di nuovo tutti questi accenni alla famiglia, questa volta c'era il papà di Belen. Non ho mai visto tanta famiglia come in questo Sanremo. Siamo partiti dalla bambina di Antonella Clerici e finiamo col papà di Belen. Poi ci sono le mamme, le mogli e così via. E quindi penso che non sia stato casuale, nel particolare momento del nostro paese, schierare tutte le forze familiari. Altri commenti? Uno solo per la troupe della Rai, che io trovo magica perché riesce a far sembrare un buco come il teatro Ariston, qualcosa di immenso. Io non so come facciano, quando l'ho visto davvero sono rimasta a bocca aperta e continuo a rimanere a bocca aperta vedendo in TV che cosa riescono a mostrare, perché effettivamente è un teatrino piccolissimo con un palcoscenico molto piccolo, e questa è l'abilità. A proposito, vanno bene i ringraziamenti perché tutti lavorano tanto, però mi viene anche da dire che tutti lavorano tanto e sono anche pagati per il lavoro che fanno. Quindi continuare a ringraziarsi tutte le sere, più volte per sera, tutti quanti, francamente è un po' esagerato. Però diciamo che il buon cuore di Morandi è stato grandissimo. Come al cuore buono Morandi non ce l'ha nessuno. Comunque alla fine, conclusione totale. È stato, secondo me, abbastanza divertente. Alcune serate lunghissime, altre sono passate via più normalmente. Devo dire, si sentiva che Morandi viene dal mondo della canzone, perché la sua adesione e solidarietà con i colleghi cantanti è stata veramente totale. Ci siamo persi a guardare le due belle ragazze, perché belle ragazze erano per tutti, uomini e donne, siamo stati così. E mi chiedo, un po' così, mi chiedo, ma l'anno prossimo chi metteranno sul palco? Quest'anno hanno sparato tre cartucci in una volta sola, perché hanno fatto venire anche la Bellucci, che devo dire era la più inutile di tutta la vicenda, però insomma lei bellissima veramente anche lei. Bene, dall'anno prossimo in poi sarà difficile trovare qualcuno meglio di queste due, no? Forse si tornerà al tempo in cui venivano chiamate semplicemente vallette, porgevano tranquillamente delle buste o ritiravano delle cose. Quest'anno invece, come ha fatto notare la Canalis, perché ci chiamate vallette? Noi siamo attrici, facciamo quello che facciamo. Va bene, allora, care bellezze che siete attrici, cantate, ballate, grazie per il vostro lavoro, siete comunque carine e molto divertenti, perché basta vederle, per esempio Belen sembra un fumetto, quindi io la trovo veramente spiritosa. E le auguro anche una bella fortuna, così come l'auguro alla Canalis, che però deve smettere di sentirsi come una specie di straniera in patria, come faceva rilevare anche Gianni Morandi, continuando a chiederle quando parti, ma parta quando voglia.